Prima di girare il mondo insieme alla prima rubrica di questa ultima puntata, vi ricordo che potete scrivere i vostri messaggini al 366 70 52 110 oppure andare a commentare direttamente sotto la diretta Facebook che stiamo facendo qui dal Caffè 24, oltre ad essere in diretta anche sulle magiche frequenze di Radio R9. Quindi leggiamo qualche messaggino, guerriero, e poi la rubrica. La prima rubrica della serata. Mi frequento con Luca da un po' di tempo. Mi piace, ma nonostante abbia 28 anni, spesso lo trovo terribilmente infantile. Passa la vita tra il calcio e la PlayStation e le sbornie con gli amici. E quando stiamo insieme, chatta in continuazione con loro. Che devo fare? Accidenti. Guarda, non Luca, sai quanto è attuale questo 28 messaggio. 28 anni, questa è una bella domanda. Maria. Sei fortunato che non gioca a PlayStation. Gioca. L'abbiamo detto. Maria, concentratevi. L'abbiamo detto. Cioè, il profilo assomiglia a Marinelli, se non sbaglio. No, però non c'ha la PlayStation. Maria. Non ha la PlayStation, se la fa prestare. A parte che è morto, scusate, è morto Marinelli. Sì, sì, sì. Allora. Una preghiera, un angelo custode per Marinelli è morto. Che ci dici, Valentina? Da quanto tempo esco insieme? Perché non lo specifica, purtroppo no. Mi frequento con Luca da un po' di tempo. Benissimo, quindi si frequentano, quindi sì, non sì. Nulla di ufficiale. Guarda, tesoro, fai in tempo a cambiare ancora. Ecco qua, infatti quindi sì. Valentina ti consiglia di cambiare probabilmente. Mentre... perché lei è molto invaghita. Anna Laura, quindi... tu cosa consigli a Luca? Guarda, avrei detto la stessa cosa. Sì, però ragazze, però voi amo non tenete il dialogo sì, infatti, mi piace molto. Il confronto sì. Allora, pistarlo di botte non mi sembra il caso, perché se uno è nato già con dei problemi, non è che lo devi risolvere tu. Questa è la parte bene, mia. Caro Luca, però Anna Laura ti pisterebbe di botte. No, se ci tieni a questa persona di parlarci un attimo e fargli capire la situazione. Se vedi che continua e poi andando avanti lo capisci da cioè, sola, se è il caso, tu, non è il caso. Tu le stai dicendo fattene una ragione. No, ma tu non è credo. Che lo devi tenere per forza. Anna Laura, scusami, tu non credi che questa ragazza prima di scrivere a noi abbia già tentato, ma credo, di parlare con Luca. Ma ci deve parlare approfonditamente. Devi pistarlo le botte. Scusa, Anna, tu che lo dici? Fai capì. Anna, che dici? Io penso semplicemente che a lui non gli importa tanto di lei. Cioè, penso che magari ci sta bene, però solo per quel tot di tempo. Beh, poi potrebbe non Anna avere in torto. Controtendenza rispetto a tutta l'altra parte della family, che fanno tutte no. Quindi abbiamo sei ma è no bello, è e bello un così. Sì. Che ci diamo dice, opinioni. No, allora, se lui gioca mentre insomma lei vuole scopare, allora lui gioca col joystick. No, Alice, perché parafrasa un po' le cose. No, mi ci piace, non è diretta, Alice, vai, Alice non è diretta. Scusami, non è interrompere. Se lei giocasse col joystick suo, ma sì, giusto. Oppure se lui proprio gioca, lei scopa dopo con chi se sa, però scopa. No, okay. Ma io penso che c'hai una donna davanti che ti prende, cioè lasci stare tutto, raga, ma che stiamo a dire? Ma che stiamo a dire? Cioè, Loretta, che volevi dire, Loretta? Allora, io credo che lei comunque dovrebbe accettare questa cosa di lui, perché è sicuramente una passione che a lui piace, quindi di conseguenza secondo me gli potrebbe semplicemente chiedere di fare ciò quando non c'è lei, quindi quando c'è lei di dedicarle tutto il tempo a lei, e quando non ci sta... Vabbè, guarda, non è specificato né il nome e né l'età di lei, però volevo dire semplicemente a lei, è normale, secondo me hanno un'età se non la stessa, poco ci manca. Poi una donna matura prima, il ragazzo matura più lentamente. Ora tu magari ti trovi un ragazzino per le mani che magari fra 2 o 3 anni comincia ad evolversi ad essere un uomo. È che il punto è leggermente diverso, esatto, nel senso che non per andare contro Anna, però effettivamente secondo me non è vero che non c'è interesse, perché ogni tipo di persona ha il suo modo di essere, il che vuol dire che se io ho determinate passioni... lo dimostro ma in quel ragazzi, modo ma comunque, se quella che sta nuda davanti ma poi sta a giocare. Vabbè, ecco, ci sta, bisogna un attimo magari ristabilire le priorità, se però nel momento purtroppo in cui Loretta, tu dici falle quando non ci sono io queste cose, poi entreranno in conflitto queste due cose, per cui io un giorno preferirò magari rimanere a casa senza darti una spiegazione valida, perché ho voglia di fare quelle cose piuttosto che stare con te. Quindi io ribadisco, fai ancora in tempo a cambiare. Fai ancora in tempo a cambiare. Allora, va bene.
sta a lui dosarle, però, capisci? Cioè, sta a lui nella sua responsabilità dosare queste due cose. Scusate, però, tutto questo. Facciamo una riflessione logica e un velocissima vespaio. Dell'amore. Questo messaggio ha scatenato un vespaio. Allora, il discorso da contenta, lo capisci? Non cazzo. Vai. Allora, l'amore ti deve far stare bene. E tu, una persona, ci devi stare bene e ti deve soddisfare. Dal momento che ti buonasera, dà problemi, Rosso. Buonasera. Mondo, grazie abbiamo, per abbiamo già salutato gli amici del Nova Vita Beach all'inizio. Buonasera, Paolo Giorgini è qui con noi sul corso di San Benedetto. Siamo in diretta su Radio R9. Buonasera agli amici Nova Vita Beach, la domenica d'Italia. Buonasera. Il problema è che non ci sono più gli uomini di una volta. Ecco qua. Certo. Dicevi, Anna Laura. Io stavo semplicemente dicendo che non bisogna andare avanti a giustificazioni. Certo. Se tu stai con una persona, ci devi stare bene. Dal momento che ti dà problemi e vedi che non è per te, che inizi a pensare, però potrebbe. Il mondo è pieno. Il mondo lo è pieno. Giustifichi fino a un certo punto. Il mondo è pieno. Va bene. Però secondo me quello così togliamo l'unicità che puoi dare all'amore. Cioè io mi innamoro di quella persona, quella è la mia metà mezza mela. E vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Ora ragazzi, andiamo alla rubrica. Si comincia, io non vedo l'ora si di comincia sapere a volare. Dove stiamo entrando? Siamo andando. Al gate di imbarco. Stiamo entrando in aereo. Lei ci farà viaggiare in giro per il mondo. Ci farà scoprire tutte le prime volte, perché lei è Valentina Gumina con la sua rubrica Primo Appuntamento. Ora io chiedo scusa in anticipo per il semplice fatto che sono afona da quando lavoro in radio. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, tieni bene il microfono agganciato alla bocca e andiamo. Va benissimo. Per quest'ultima puntata della prima della stagione estiva, insomma, per questa sera ci salutiamo, già mi stanno scendendo lacrimucce, non hanno... Lacrimucce, a go-go? Vabbè. Primo appuntamento, alza un pochino i toni, diventa un po' più raffinato e vola in Giappone un po' per gusto e un po' a fronte della confusione più o meno evidente percepita nel corso di queste puntate, un po' nell'aria, un po' nelle teste dei più. Ecco riguardo alle pratiche BDSM, quindi bondage e sadomasochismo. Molto bene, bondage e sadomasochismo. E siamo e in Giappone, puntata, molto bene, vai. Per chi non ce l'avesse ben chiaro, il termine bondage racchiude un insieme di attività sessuali attinenti alla tematica della dominazione e della sottomissione. Quindi non si tratta di una dominazione e sottomissione pratica in particolare. Ok, sono più pratiche racchiuse esatto, in un'unica. Esatto, un insieme. E se pensiamo al Giappone, sapremo sicuramente quanto ai tempi d'oggi l'erotismo in questo paese venga vissuto in maniera molto vivida ed esplicita. Il sesso, nonostante pare che in Giappone non ne facciano molto, sembra essere trattato con grande genuinità, come, nel senso più naturale della frase, un piacere di cui godere senza ansie e paure, esattamente come il cibo, l'alcol, l'arte e la compagnia degli amici. Però la cultura del bondage. Ciao, andiamo Giappone a bere qualcosa? Ma sì, sì, facciamo sì, bondage. Poi dopo beviamo qualcosa, poi andiamo a scopare. Molto bene, bene dai. Poi dopo andiamo al cinema. Quando capita, perché non se ne fa tantissimo, se hai sentito bene, Emiliano. Quindi, sì, vabbè, sì, ho capito, ho capito. Così. Infatti io non sono mai andato in Giappone. Bene, non ci andremo mai. Non c'ho la benché minima intenzione di andarci. Brava, brava, ti vedo attenta. Potrei alzare la media però dai, se va guerriero in Giappone raddoppia la media del sesso in Giappone. Vai, vai, va bene, vai. Va bene. Ho approfittato che si è allontanato. Quindi non puoi rispondere. La cultura del bondage in Giappone ha radici molto antiche. Nelle tradizionali cerimonie religiose giapponesi corde e legamenti sono sempre state presenti con una certa naturalezza, come simbolo di collegamento tra umano e divino. E divino, bene. Se ne sente molto parlare, ma in molti casi senza aver chiaro alla fine di cosa si tratti esattamente, per poter comprendere ed eventualmente apprezzare. Ma stasera un tentativo lo facciamo. Lo facciamo. Lo shibari, dal verbo shibaru, legare, è una pratica giapponese in cui il corpo, sia maschile sia femminile, viene legato con delle corde. Wow. Lo shibari ha origine nello ojujitsu, l'arte marziale giapponese che prevede l'utilizzo di corde e funi per bloccare ed immobilizzare l'avversario nei combattimenti. Bene. Nasce nel XV secolo, ma solo nel 1600 queste tecniche iniziano ad essere introdotte nel teatro kabuki, rappresentate nell'arte pittorica con la produzione di stampe destinate alla classe borghese e utilizzate nei rapporti sessuali. Nei rapporti sessuali, bene. Il kimbaku, letteralmente legatura stretta, è sostanzialmente paradossalmente molto simile allo shibari, ma vengono coinvolti gli aspetti puramente estetici ed emotivi che dimorano nella legatura in sé. È un po' una versione romana. Ma chi è che non si è mai fatto legare? Ragazzi,
Chi ha il coraggio di alzare la mano? Chi si è fatto legare? Su, chi si è fatto legare? Chi si è fatto, chi non si è fatto? Uno. Chi si è fatto legare? Chi si è fatto legare? Allora, vediamo. Quindi abbiamo tantissime persone che devono fare questa esperienza, Andiamo avanti. Cioè nessuno, Valentina. Solo Mauro. No, aspetta. Mauro e anche Maria. Andy si è fatto legare. Andy. Maria si è fatta legare. Sì. Roberto ha legato. Vittoria, tu? Pino ha legato. Ci dovrebbe essere il partito. Sei vergine. Di chi si lega e di chi si fa legare. No. Ok, andiamo avanti, Valentina. Vai. Ma infatti io direi che è il caso di andare avanti. Vai. A differenza dello shibari, nel Kimbaku il momento più eccitante non avviene quando si consuma il rapporto sessuale, bensì ha luogo nella fase antecedente. I cultori del Kimbaku cercano il bello nella sintonia che si crea tra gli amanti nell'attimo in cui lo sguardo di chi lega aiuta chi è legato a trovare la forza d'animo di gestire la fatica del momento. Quindi è molto psicologica come cosa. Beh, affascinante. Sì, bello, qui, bello. Soffermiamoci un attimino, ogni riferimento è puramente casuale. Spero spesso nel Kimbaku a cosa ci ti riferivi? Del sesso non allora. Viene nemmeno contemplato. Vabbè. In sostanza è una versione del sadomaso per i più romantici. A smentire il luogo comune secondo il quale la tipologia di un rapporto che si instaura tra dominatore e sottomesso è concettualmente scontato. Cioè non è semplicemente dominatore e sottomesso, c'è veramente dietro un lavoro psicologico. Per cui ecco, non sottovalutiamolo, che è più affascinante di quello che sembra. Ok. Al contrario, appunto, è una situazione più versatile di quanto si pensi, di fortissima appunto valenza psicologica prima che fisica, tanto versatile quanto la mente umana in tutta la sua bellezza e tanto affascinante almeno quanto questa trasmissione Facciamo l'amore, che vi auguro insieme a Valentina Bumina, primo appuntamento, buona passione. Buona passione a tutti! Ma che chiusura ha fatto la nostra Wow! Allora,